Un saluto ai lettori di Rivera 24, ai follower della fanpage di Facebook e benvenuto a Vinicio Borsi in collegamento da Savona. Vinicio Borsi, consulente alberghiero, poi ci spiegherà meglio quello che fa. Grazie caro David, saluto anch'io naturalmente tutti i follower di Facebook e naturalmente tutti gli ascoltatori di Rivera 24. Andando subito al sodo, il problema che angoscia molti albergatori e ristoratori della nostra riviera è quello di quando e come si potrà ripartire. Lei, Borsi, che fa questo mestiere, come la vede? Una domanda molto complessa che prevede una serie di ragionamenti. Diciamo che la stagione è sicuramente compromessa, nel senso che abbiamo perso Pasqua, abbiamo perso sicuramente il mese di maggio e probabilmente perderemo anche gran parte del mese di giugno. Quindi è chiaro che il problema c'è e è sicuramente molto grave. C'è un altro fattore da considerare che in tutta l'estate probabilmente avremo pochissimi stranieri, qualche svizzero, qualche francese, ma rispetto ai flussi, diciamo, di traffico internazionale a cui siamo abituati in Riviera, ovviamente questo sarà ben poca cosa. Io credo che il problema principale sia non soltanto nel fatto che la stagione comunque ci sarà, perché luglio, agosto, settembre, magari un pezzo d'ottobre. Sicuramente l'estate la faremo tutti e sicuramente le persone, specialmente gli italiani, che sono gli unici che verranno a trovarci dopo un lunghissimo lockdown, non vedranno l'ora di passare qualche giornata serena al mare o serena a passeggiare nelle nostre belle, nei viali e nelle passeggiate che abbiamo in Liguria. Quindi non c'è dubbio che comunque la gente verrà. Io sono un consulente alberghiero perché faccio questo lavoro dal 1997, ma già negli anni passati, ho lavorato 20 anni in Mondadori circa, e già in Mondadori mi occupavo negli ultimi anni di turismo. Quindi sono veramente molti anni che seguo questo territorio che è il mio, cioè soprattutto la West Coast, la parte, diciamo, il ponente della Liguria. Ma ho moltissimi clienti, io seguo circa 250 alberghi in Italia, concentrati nei territori che prediligo, che sono Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Roma, Milano. Non seguo altre zone. Queste sono le zone dove ho la maggior parte degli alberghi che seguo, devo dire, da moltissimi anni. La differenza tra gli altri territori, in particolar modo la città, è grave. Il vero problema del turismo italiano sono le città. Le città sono chiuse, non avranno turismo, d'estate avranno ancora dei grandissimi problemi. Lo straniero, soprattutto nelle grandi città, non ci sarà, quindi di conseguenza chi soffrirà molto saranno le città. Chi soffrirà un po' meno sarà la montagna. La montagna normalmente ha una stagionalità molto corta e quindi di conseguenza questa stagionalità grosso modo rimarrà. Come ho detto prima, alla fine del lockdown, la gente vorrà uscire. Niente di meglio che fare una bella passeggiata sui prati, quindi la montagna sarà una meta sicuramente prediletta, e niente di meglio che fare una bella passeggiata nelle nostre belle città rivierasche. Certo, per concludere, saranno pochi, saranno italiani e quindi ci saranno parecchie strutture che soffriranno molto. Ecco, qualcuno andrà meglio e qualche altro, purtroppo, devo dire, soffrirà molto. In pratica, cosa bisognerà fare per adeguarsi anche all'emergenza, per evitare la formazione di nuovi focolai che sono, a quanto detto dai virologi, potrebbero essere sempre dietro l'angolo, ecco, ancora appunto. Io amo vedere sempre il bicchiere com'è, cioè sia la parte mezza vuota sia la parte mezza piena. In realtà questa è tutta la preoccupazione che c'è perché siamo chiusi in casa tutti quanti, perché obiettivamente l'utilizzo dei mezzi di protezione che ci obbligano a usare giustamente e che saremo comunque obbligati a usare anche dopo per un po' di tempo, secondo me cambieranno molto le abitudini, ma rimarremo con questi sistemi di protezione. I dispositivi personali di protezione sono in questo momento indispensabili. Sono ancora più indispensabili negli alberghi, però vorrei che la cosa fosse molto semplice. Se ricordate tutti quanti, c'è stato un periodo in cui noi pensavamo e guardavamo con spavento diciamo, alle regole della
HACCP per i ristoranti e dicevamo, accidenti, con queste regole la ristorazione italiana muore perché sono veramente stringenti e i controlli saranno veramente molto forti. Ecco, non è successo niente di particolare, abbiamo cominciato a seguire delle regole nuove, in cucina abbiamo iniziato a fare tutta una serie di accorgimenti, di mettere in piedi una struttura, cioè degli accorgimenti, per essere più esatti tecnicamente a fare quello che va fatto. Cioè, la sanificazione è un procedimento, come tutti i procedimenti prevede un protocollo, delle regole. Con la HACCP l'abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto il protocollo, c'è stato un procedimento continuo di sanificazione della cucina e di conservazione dei materiali in maniera opportuna e un controllo. Quindi queste tre parole chiave devono esistere finalmente, devo dire, anche nelle camere e anche nel resto, diciamo, della struttura alberghiera. Non credo che ci siano delle trasformazioni così, drammatiche. Certo, è diverso il modo di lavorare. Certamente il problema di utilizzare i mezzi di protezione è un problema sentito. Sicuramente il problema grave c'è perché ci sono dei costi e con una riduzione naturalmente dei turisti e un aumento dei costi è ovvio che il problema c'è. Qualcuno avrà dei problemi sicuramente più gravi, per esempio le strutture più piccole, quelle che hanno meno spazi, soffriranno di più. Ma non è che il turismo improvvisamente crolla, ecco, no? Io non penso, non vedo quest'estate quando ci sarà il caldo nelle grandi città con una assenza totale di turisti. Certo saranno meno e certo saranno solo italiani, questo è il punto. Per fare un esempio pratico, c'è il timore, già serpeggia il timore che il cliente tipo degli alberghi della Riviera abbia qualche rimora psicologica dal vedersi davanti alla mattina quando esce per andare in spiaggia, poi vedremo magari anche come, l'addetto o l'addetta alle pulizie è vestita come un operatore di Chernobyl. Ecco. Ecco, c'è questo rischio? Questa è una delle cose a cui dovremmo abituarci. Io sono profondamente convinto che in questo momento tutte le strutture che veramente perderanno meno sono le strutture che mettono in grande evidenza, che pubblicizzano il protocollo che seguono e che pubblicizzano quello che fanno da un punto di vista di sanificazione di tutta la struttura. Quelle che pubblicizzano e che seguono veramente un protocollo adatto, quelle che riescono a trasmettere sicurezza ai clienti, ai turisti, in questo momento in cui veramente c'è molta paura, quelle vinceranno. Sicuramente avranno uno spazio ancora più importante i residence, perché passare da un lockdown in casa a una situazione più agevole col sole in Riviera, i residence avranno, già lo vediamo dalle prenotazioni di adesso, cioè le prenotazioni in questo momento hanno avuto un crollo verticale a Pasqua, a maggio, eccetera, eccetera, ma ci sono tante strutture che nei mesi successivi non hanno perso grandissime prenotazioni. C'è da fare un discorso molto specifico per quanto riguarda i mezzi con cui si prenota. Quello che a tutti è conosciuto ed è importante sottolinearlo è che tutte le grandi OTA, Booking, Expedia, sono da un punto di vista economico le strutture che hanno patito di più, perché a livello internazionale, visto che questa è una pandemia e non una semplice emergenza locale, con una pandemia Booking e Expedia ovviamente hanno perso veramente tantissimo. Si sono rifatti cercando di salvaguardare il cliente finale, il turista, pensando che il turista sia di proprietà di questi. Non è così. Il turista è di proprietà della struttura, è legato alla struttura più che agli intermediari. Questi sono intermediari. Booking e Expedia in sostanza hanno chiesto indietro i soldi delle prenotazioni non rimborsabili, adducendo la clausola della causa di forza maggiore. Fortunatamente c'è stato un intervento importante delle varie associazioni sindacali, tra cui Federalberghi in testa, che ha fatto passare in un decreto il fatto che l'albergatore può dare un voucher a Open,
quest'anno, l'anno prossimo, per, al posto del rimborso della caparra. Questo fatto, secondo me, economicamente per gli agricoltori è molto, molto importante, ma se mi devo rivolgere a un pubblico più vasto, cioè al pubblico del turista in generale, devo sottolineare che in questo momento tutti ormai sanno che la prenotazione è bene farla diretta. Sul sito internet dell'albergo sicuramente troverete un prezzo più interessante di quello che si può trovare su un intermediario, perché l'intermediario ha una commissione che si aggira intorno al 20%, va da sé che l'albergatore uno sconto del 10% lo può fare tranquillamente. Quindi telefonate direttamente con fiducia agli alberghi, gli albergatori non vedono l'ora di ricevere telefonate e prenotazioni tramite i sistemi di booking dei siti internet, e questo sarà un grande vantaggio. Certo, ovvio, come ho detto prima, vinceranno gli albergatori che mettono in grande evidenza il protocollo che seguono e che ovviamente danno e trasmettono la sicurezza che in questo momento tutti dobbiamo avere. Un problema analogo, parallelo, è quello della ristorazione, perché molti alberghi hanno, quasi tutti, cioè tutti hanno la sala pranzo, la sala cena, la sala colazione, e comunque ci sono anche ristoranti. Ecco, come andremo al ristorante, secondo lei? Guardi, caro David, al ristorante continueremo ad andarci. Certamente pretenderò che il cameriere abbia i sistemi di protezione. Certo non mi spavento se vedo un cameriere con i guanti e la mascherina. Sono convinto che lo faccia per rispetto per me come turista. Quindi non sono del parere che questa formula nuova, diciamo, ci cambi molto la vita. Al ristorante ci andremo lo stesso. Ripeto, sarà tutto un po' più ridotto, questo è un fatto vero, e sarà ridotto perché, come ho detto prima, sarà tutto legato al mercato italiano, e mi auguro a questo proposito che il governo faccia un intervento perché gli italiani possano rimanere in Italia. L'anno scorso, nel 2019, c'è stato un flusso di circa 27 miliardi di euro di soldi spesi dagli italiani per andare all'estero. Io mi auguro che un gran parte di questi soldi rimangano in Italia. Certamente con questi non recuperiamo la cifra complessiva del mercato estero, che ha influito in maniera ben più importante. E non sono convinto che andiamo a recuperare tutto, per carità. Però un'incentivazione sul fatto che si debba rimanere in Italia e ci sia una premialità, ci sia un vantaggio che il governo possa dare, cioè uno stimolo alla rinascita del mercato interno, secondo me potrebbe giovare anche da un punto di vista di ristorazione. Il vero problema tecnico sono gli spazi, perché quello che guida adesso tutto questo fenomeno non è il governo italiano, sono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono uscite soltanto 4 giorni fa. Nelle linee guida a cui tutti i governi a livello internazionale si atterranno per forza, perché ripeto è una pandemia, in queste linee guida c'è detto con chiarezza che un tavolino deve avere una distanza, un'area in metri quadri di circa 10 metri quadrati intorno al tavolino. Quindi non sarà possibile ricreare situazioni di grande affollamento nei ristoranti, ma non ci saranno gli stranieri, quindi credo che le soluzioni che noi abbiamo trovato con alcuni clienti è quella di diversificare in maniera molto importante colazione, pranzo e cena, aumentando le colazioni in camera, modificando, dove possibile ovviamente, i locali per creare più spazi per fare la colazione, eliminando i buffet che sono critici, perché il buffet andrebbe coperto, comunque è un'area sicuramente molto a rischio, in sostanza diversificando e modificando, diciamo, il nostro modo di lavorare. Questo comporterà un grande problema di tempo per gli albergatori che devono organizzarsi. Questo assolutamente, è sicuramente. L'idea di non poter attingere più al buffet mi inquieta personalmente, per quel poco che frequento le strutture alberghiere. Comunque, c'è anche il problema delle è un problema mio, casomai. Non ci addentriamo, però molte strutture hanno anche le spiagge, lì si apre tutto un altro capitolo, Bossi. Sì, io non sono inquietato se mi portano delle belle colazioni in camera, anzi devo dire che
sempre per guardare il bicchiere mezzo pieno, per dire, le colazioni in camera sono un plus anche abbastanza importante, quindi lo faccio tranquillo, lo faccio in camera, cioè, laddove ci sono gli spazi. Poi evidentemente, come ho detto prima, ci sono strutture che hanno dei vantaggi e altre purtroppo dove queste cose qua non si possono fare. Sulla spiaggia i problemi sono molti, tanti, perché si è parlato di, diciamo, di soluzioni per delimitare gli spazi con vari sistemi. Io sarei molto prudente sulle spiagge, prima di proferire parola aspetterei proprio per vedere quello che c'è. Una cosa è certa, gli ombrelloni saranno diradati e si cercherà di evitare l'affollamento. Quindi, però, vede, caro Davide, sono convinto anche di un'altra cosa. I sistemi di sanificazione fondamentalmente sono di tre tipi. L'ozonizzazione, la nebulizzazione con particelle chimiche che uccidono qualsiasi tipo di virus, ma c'è anche il raggio ultravioletti che intervengono e che possono aiutare. Quindi raggio ultravioletto vuol dire stare al sole, e tutti quanti noi sappiamo, perché l'abbiamo letto e l'hanno parlato molti medici, che nel momento in cui noi usiamo i guanti e tocchiamo il telefono per sanificarlo dobbiamo metterci l'alcol, ma anche possiamo sanificarlo lasciandolo al sole, specialmente se c'è una custodia, perché se non c'è custodia si cuoce. Quindi. Però di fatto, voglio dire, i raggi del sole sono e saranno un elemento che ci possa aiutare, quindi non la vedo così negativa, ecco. Un po' perché queste regole di sanificazione, veramente, come è successo nei ristoranti, vanno messe anche nell'albergo, e questo potrà essere alla lunga un vantaggio, perché rispetto a tutti i competitor francesi, spagnoli, greci, noi possiamo veramente impegnarci a lavorare meglio e da offrire una ospitalità italiana di livello sempre di più. Lo faremo attraverso sacrifici, perché naturalmente tutti quanti faremo dei sacrifici. Lei, nel suo intervento precedente, ha parlato di Federalberghi. Ecco, è di pochi giorni fa un'intervista rilasciata dal presidente nazionale Bocca, che diceva sostanzialmente che non voleva vedere le sue strutture trasformate in ospedali. Ecco, cosa ne pensa? Io ho sempre stimato la posizione di Federalberghi, anche personalmente Bocca, che conosco molto bene. Credo che abbia sempre detto delle cose sacrosante. In questo frangente sono veramente convinto che quello che ha detto sia stato più provocatorio perché in questo momento ci sono posizioni politiche contrapposte, e quindi giustamente ha preso una posizione di forza. Non credo che nessun albergatore, almeno i miei clienti sicuramente non sono di questo avviso, nessun albergatore vuole chiudere perché semplicemente siamo costretti a lavorare quest'anno in una maniera diversa. Credo che tutti siano costretti bene o male a gestire questa difficoltà nella maniera più logica. Ritengo che sia assolutamente importante trovare delle soluzioni per quanto riguarda gli spazi. Credo che una delle soluzioni sia quella di avere un maggior controllo da parte dell'albergatore sui movimenti del cliente. L'obbligatorietà di mascherine e guanti per tutti, questo penso che sia il minimo. Voglio concludere nel dire però che sono dell'avviso che non debba soltanto essere difeso il turista, ma debba essere molto difeso anche l'albergatore. Quindi torno a dire che è importante che il governo faccia delle azioni che motivino i turisti italiani a rimanere in Italia. Torno a dire che è assolutamente importante che anche l'albergatore sia protetto. Quindi così come in Veneto stanno pensando a una patente, mi sembra abbastanza logico pensare che ci sia un atto di responsabilità anche da parte dei turisti nell'accedere a una struttura nella nostra bella Liguria, dove si dice sì, accettami che sono a posto. Certo, nessuno ha mai la certezza di niente, perché in questo momento il virus ha veramente dimostrato di essere molto aggressivo. Però un minimo di responsabilità nei confronti dell'albergatore deve averla anche il turismo, anche il turista, per fare un turismo, come io lo definisco, responsabile. A me piacerebbe, per concludere, che anche in Liguria si parlasse proprio di questo concetto di ospitalità responsabile, che prevede, diciamo, un'accoglienza diversa, ma che sia basata su una crescita da parte di tutti.
se riusciamo quest'anno a crescere offrendo i servizi più in maniera omogenea, con più attenzioni, probabilmente negli anni prossimi saremo avanti anche a francesi, spagnoli, greci, che forse questa cosa qua la vivranno in maniera diversa e magari dopo. Avremo capitalizzato e ci saremo portati avanti. Grazie a voi di essere stato in nostra compagnia, grazie a voi di averci seguito, l'appuntamento è alla prossima. Grazie mille, grazie caro Davide, a presto, grazie mille a tutti gli ascoltatori, grazie.